Ciao! Eccoci ragazzi, oggi siamo al parcheggio, come potete vedere, parcheggio delle due pozze, chiamato così. Siamo sotto al Monte Baldo. Oggi voglio salire al rifugio Chierego, quindi vi porto con me e sarà secondo me una gran bella giornata, come potete vedere, e andiamo! Si va! Ah ragazzi, una cosa che non vi ho detto quando sono partito: iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete un like a questo video se vi piace e a tutti quegli altri se vi piacciono. Stiamo cercando di migliorarci tanto, quindi abbiamo bisogno anche del vostro supporto per motivarci. Quindi ragazzi, sfondate il pulsantino lì. Vi lascio comunque in descrizione le coordinate del parcheggio per poterlo poi trovare con il navigatore. Dunque ragazzi, sono arrivato finalmente fuori dal bosco e sono arrivato a un bivio. Questo, per questa strada si va al rifugio Forte Naule e alle creste di Naule. A sinistra c'è il mio rifugio Chierego, di là. La mia intenzione è quella di andare di là, fare poi sicuramente sale a sinistra e si ricongiunge con la cresta che c'è qua sopra, che poi porta sicuramente al rifugio Chierego. Spero che dovrebbe essere così. Ma parliamo un attimo del lago di Garda. Il lago di Garda è il lago più grande d'Italia. Dovete sapere che le sue sponde toccano ben 3 regioni e io oggi ho deciso di fare questa escursione non solo per camminare sul Monte Baldo, ma anche per vedere il lago dall'alto. Bene ragazzi, dopo circa 10 minuti sono arrivato a questo punto. Qui c'è sempre la panoramica sul lago di Garda. Qua si va per il rifugio Forte Naule o Naule. Questo è il piccolo passaggio per proseguire su questa strada. Devo dirvi ragazzi che al momento, lo dico piano, sta andando tutto bene, perché di solito noi abbiamo delle disavventure più o meno in tutte le escursioni e sta andando bene, però quando sarò tornato alla macchina vi potrò confermare se veramente poi è andato tutto bene. Panorama. Via. Direttamente dall'antenna più antennosa del mondo e dalle ortiche maledette che mi hanno già punto, eccoci qua, sempre più vicini al rifugio. Stiamo proseguendo su questa cresta che è bellissima, è veramente bella. Giornata stupenda, il lago è bellissimo, si vede il golfo di Salò. Poi là abbiamo Sirmione, là in fondo, si vede quella lingua. E poi qua dietro non si vede, ci arriva del Garda. Top. Dunque ragazzi, sono arrivato al rifugio Fiori del Baldo. Questo pensavo che fosse il Chierego, invece il Chierego è quello là sopra e ho pensato mi fermo qua, riposo, mangio, riposo e torno giù. Poi mi sono detto, ho creato un'aspettativa verso di voi all'inizio, ho detto che sarei salito al Chierego e io vado al Chierego, ci vado e basta. È lì. Ultimo pezzo per
rifugio. Chiarego. Ma quanto è bello riuscire in un obiettivo che ci si è prefissati. Mi ero fermato a quel rifugio. Ho pensato no, perché da lì a qua ci avrò messo 15 minuti. 15 minuti cosa sono? Uno schiocco di dita. Sono già stato dentro, ho già mangiato, bevuto e ok, sono pronto per partire, torno giù, rifaccio la strada che ho fatto prima, anzi forse devio per una strada più dolce, che è poi quella che entra nel bosco là sotto, e torno con calma alla macchina. Vi lascio con questa visuale del lago di Garda, bellissimo oggi davvero. Qua c'è un venticello fresco, molto molto gradevole. Ma voi lo sapete come si alimenta il lago di Garda? Tutto parte dal Trentino, grazie al fiume Sarca, che entra nel lago a riva del Garda. Poi, grazie al suo principale emissario, il Mincio, la sua acqua arriva al fiume Po e dal Po all'Adriatico. Ragazzi, escursione completata, è stato divertente, mi è piaciuto, un giro che non avevo mai fatto. Il Monte Baldo comunque ha dei versanti veramente vasti, ci sono veramente tanti sentieri, quindi sicuramente ne scopriremo ancora perché è bello qua. Abbiamo cambiato rispetto alle solite zone, quindi ragazzi grazie per averci seguito, speriamo vi sia piaciuto il video, ne faremo ancora tanti altri perché questa è la nostra passione, e quindi speriamo di farvi divertire ancora. Ciao!